Buonasera, siamo qui al Front Ranch e oggi volevo parlare della gestione dei cavalli in scuderia e in particolar modo volevo parlare della gestione dei cavalli aggressivi in scuderia. Questo è un cavallo che era molto aggressivo, quindi era aggressivo verso il cibo, ma era aggressivo anche verso l'uomo. Allora, innanzitutto un piccolo suggerimento che vi voglio dare è non date da mangiare negli stessi orari. Spesso nelle scuderie si dà da mangiare alle 7 il fieno, alle 12 il mangime, alle 6 la sera di nuovo fieno e mangime, o non lo so, insomma dipende dalle abitudini. Però diciamo ci sono degli orari ben precisi e questo alle volte nelle scuderie si può sentire bene che crea stress nel cavallo perché senti i cavalli che diventano, tra virgolette, un po' come dei bambini quando suona la campanella a scuola, va bene? Che si fermenta questa energia, sale fino al punto che suona la campanella e scoppiano. E uno dei motivi è che il cavallo subisce stress e quando c'è stress non sta bene. Un altro dei motivi è che quando tutta questa energia si alza dentro la scuderia, i cavalli calciano, scuotono la testa, eccetera, quindi si possono anche far del male. E tutti questi problemi, tutta questa problematica qui, va bene, di questo innalzamento di questa energia, è possibile anche che noi poi ce la portiamo anche quando noi montiamo il cavallo oppure quando semplicemente lo facciamo la longia, lo giriamo la corda. Perché? Perché il rapporto alle volte bisogna già sistemarlo, diciamo, avere un rapporto pulito, chiaro, essere coerenti con i nostri amici. Non è che assolutamente non esiste la punizione, il cavallo oltretutto sappiamo bene che non la capisce la punizione. Ma capisce molto bene quando ci sono delle regole, dei principi e quando una persona è coerente con lui incomincia ad apprezzare questa cosa. Quindi, suggerimento numero uno, poi ce ne sono tanti altri, ma chiaramente non li possiamo elencare tutti, ma già quello di dar da mangiare a orari diversi potrebbe essere una cosa molto magari banale per qualcuno, ma può funzionare. All'inizio magari è un po' difficile perché i cavalli che sono abituati da anni a prendere il cibo negli stessi orari, magari andranno avanti per un quarto d'ora, 20 minuti a battere sulla porta, eccetera. Voi potete interrompere questo loro comportamento educandoli e non punendoli. Vi faccio un esempio. Quando io do il fieno a questo bellissimo anglo-arabo sardo, che oltretutto, tra parentesi, vi volevo dire che ha fatto le prove in Piazza del Campo a Siena, quindi noi siamo qui vicinissimi a Siena. Abbiamo già dei clienti o dei proprietari di cavalli che incominciano a interessarsi un pochino a questo approccio, a questo modo di stare col cavallo. Quindi adesso vi volevo far vedere una piccola cosa. Quando io prendo il fieno e lo porto, allora vi voglio fare una premessa. Non era possibile stare qui con lui così, non era possibile prendere il fieno e avvicinarsi perché era come una murena che scattava fuori dalla grotta, dalla sua tana, proprio bam e ti prendeva, ok? Allora, io semplicemente tengo questo stick non per dare delle botte al cavallo, ma per proteggere la mia area. Cosa voglio dire? Se il cavallo mi aggredisce, va bene, io metto lo stick davanti, e gli dico che questo non lo può fare. Lo stick, ricordatevi, è un prolungamento del nostro braccio, va bene, e non va usato in maniera per punire il cavallo, ma per educare il cavallo. Bene. Andiamo a prendere il fieno, del bel fieno chiaramente, offriamo del cibo bello e sano. Mi avvicino a questo bellissimo cavallo, lui va indietro non per paura ma per rispetto e vi faccio vedere se il cavallo avesse paura sarebbe andato a finire nell'angolo e invece io mi metto qui insieme a lui e aspetto che la sua espressione sia questa, le orecchie in avanti, come dire io sono pronto a ricevere il cibo e glielo offro e glielo metto là. Ok? Lo accarezzo, ok? E ricordatevi, lo stick, come avete visto, lo tengo e quando apro la porta, un cavallo aggressivo, io voglio subito che faccia un passo indietro per dire ok, puoi entrare, ok? Io non l'ho mai aggredito il cavallo, ma mi sono ben difeso. Se lui mi aggrediva, io mi difendevo. Semplicemente difendo la mia area, Mi raccomando, non è, non, la gente spesso usa magari lo stesso linguaggio. Ma con piccoli cambiamenti, con dei piccoli dettagli differenti. E questo è che fa la differenza sempre quando parliamo di horsemanship, per l'appunto. E come vedete, questo cavallo mangia in maniera molto più serena, assimila anche di più,
E non ha motivo di essere aggressivo, perché nessuno gli ruba il cibo, nessuno è qui per semplicemente aggredirlo quando c'è il cibo, perché poi diventa una lotta. Alle volte uno dice: ah, ora c'è il cibo, adesso gliela faccio vedere io. Non dovremmo mai interpretare una cosa del genere, gliela faccio vedere io. Semplicemente io ho detto: ora ti educo e ti faccio capire che non c'è motivo di essere aggressivo. E così i nostri amici possono vivere insieme a noi una vita più felice, una vita un pochino più, diciamo, anche se vogliamo, un pochino più piatta, va bene? Perché non hanno più questi alti e bassi. Sentite che bel suono che ha fatto, come si è rilassato. Bellissimo. Bene, con questo piccolo video, auguro a tutti di incominciare, se ce n'è il bisogno, a cambiare l'energia nella scuderia, eh? Gestire i cavalli, non solo da sella o da terra. Spesso parliamo di gestire il cavallo da terra, o da sella: quello non sta fermo perché non metti il piede nella staffa, quello alza la testa quando metti l'imboccatura, quello quando lo fai la longia, che ne so, il cavallo parte forte, fa una sgroppata e via dicendo. Non c'è solo quello da sistemare, con i cavalli. Mi raccomando, fate sì che voi siate un buon leader, e per leader intendo una buona mamma, che insegna proprio a come comportarsi. Grazie a tutti e buona serata.